Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte di ODT, io sono Brex e oggi continuiamo la nostra avventura, vediamo che fine ha fatto il nostro ben amato capitano Lamat e iniziamo esattamente dove ci siamo fermati la volta scorsa, cioè sotto la scala che adesso non si vede perché eccola lì, tac, quindi non sono andato avanti. La cosa buffa di questo gioco è che, nel caso ve lo stavate chiedendo, ho intanto un po' di musica sottofondo perché di sentire i gabbiani mi era un po' rotto. Il gioco si intitola ODT, un titolo che non ha senso perché vuol dire Or Die Trying, cioè o muori provandoci, così. Il titolo originale sarebbe Escape Or Die Trying, cioè fuggi o muori provandoci, però la E non è stata inclusa nell'acronimo e quindi ODT o muori provandoci, si chiama così e ci posso fare nulla io. Allora qua c'è l'ufficiale di rotta che ci darà, ecco, il capitano Lamat è stato rapito e la perla verde è sparita perché è stata rubata, dobbiamo recuperarla. Ecco un pezzo del contenitore della perla, questo oggetto sacro andato in frantumi durante l'atterraggio. L'oggetto trova gli altri 5 pezzi del contenitore, sono necessari per completare il gioco, sono indispensabili, ce lo dice anche lui. Trova almeno 30 bottiglie di gas. Lui ci sgancia il primo pezzo del contenitore. Ok, quindi ecco che abbiamo anche un obiettivo multiplo, quindi non è semplicemente trovare il gas, ma dobbiamo trovare anche i pezzi del contenitore della perla. Perché se noi troviamo i pezzi del contenitore ma non troviamo le bottiglie di gas, succede una cosa. Se troviamo le bottiglie di gas ma non troviamo i pezzi del contenitore, succede un'altra cosa. Se non troviamo né l'uno né l'altro, succede un'altra cosa ancora. Quindi questo ODT era uno dei primi giochi ad avere un finale multiplo. Sta anche nella bravura del giocatore nel trovare tutti i pezzi. Io, come ho detto, non l'ho mai finito col good ending, perché trovare questi pezzi del contenitore della perla è difficilissimo. Sono, in totale sono 6, ne abbiamo uno, quindi ne restano 5. Sono rarissimi. Non ho... boh. E il bello è che online, come ho detto già nello scorso episodio, questo è un gioco assolutamente sconosciuto. Non esiste neanche una guida per sapere dove si trovano tutti i pezzi. Quindi io non posso assicurarvi che nel caso la serie vada avanti lo possa finire con il good ending. Allora, questa è l'uscita, qui ci torniamo dopo. Adesso sì, ok. No, maledetti pipistrelli, chi l'ha inventati sto gioco? No, così spreco solo munizioni. Bestia, mostro, sudicio, mori. Ok. Allora, prima di proseguire dobbiamo andare là dentro, che là dentro ci sta una vita. Le vite, come spiegato nel precedente episodio, sono rarissime ed è facilissimo perderle. No, ma il sistema di mira non è dei migliori, purtroppo. Allora, vi faccio vedere un attimo come funziona la granata. Se io premo triangolo e su una, la lancio lontano. Se invece premo triangolo e basta, me la lancio ai piedi, ho sbagliato. Mentre invece la mina funziona così. Proprio piazza la mina e scappa! Capite perché non è un oggetto abbastanza... è più un suicidio. Oddio. Ok, lì non c'era niente. Ora qui devo fare particolare attenzione perché in mezzo a queste piattaforme ci sono degli spuntoni. Sprecare vite per prendere, per aggiungere una vita, non è una cosa che vorrei fare. No, aggrappati. Stessa cosa, andiamo al bordo e poi facciamo il saltino mongolino. Ok. Non c'era nulla qua dentro, no? No, c'era un barile esplosivo che non contiene niente. Questo. Ora,
Siamo a 6 vite, non siamo ancora morti, speriamo che rimanga così ancora per un po'. Dicevo, una leggenda metropolitana dice che queste tavole di legno messe così portano a un oggetto, che sono anche là dietro, non si vede, dovrebbe portare a un oggetto segreto. Usiamo la visione a raggi X tipica della Play 1 per vedere un attimo attraverso il muro. E non c'è nulla. E quindi è una notizia falsa. Una leggenda falsa. Aspetta. Sono messe troppo. Come se facesse il giro. Aspetta, vediamo un po' un attimo se ci sono altre piattaforme di qua. Vedi, messo come se facesse il giro, quindi se ci sono altre piattaforme. Sì! No, io no, no, non ci andrò mai lì, ma mai, mai, mai nella vita. Cioè, lì, qui veramente ci rischi di fare un game over soltanto per prendere un power up per la pistola blu. Ma stiamo scherzando. Che tanto quelli, i power up della pistola li recupero tranquillamente in game. Anzi, a volte arriverò anche al limite che li dovrò droppare perché non sarò al massimo, quindi no, cioè. Quella lì proprio sono felice di lasciarla lì dov'è. Ecco la nostra prima bottiglia di gas. Anche le bottiglie di gas sono sparse nei vari livelli, bisogna tenere aperti gli occhi. Anche se comunque io ho finito il gioco superando il limite delle 30 bottiglie. Qua se non. La chiave bianca, sì, la chiave bianca. Ora no. Qui c'è nulla, ammunizione blu, ok. Il primo livello è primo livello, siamo sempre nel primo livello, però la seconda parte. Ed è particolarmente ricco di munizioni blu. No, la mia nemesi! Vai via! Oh. Allora, la chiave blu stava qua, sì, esatto. Ci sono alcuni elementi nello scenario, tipo gli alberi, che si possono bruciare, e alcuni di alberi, ora non ricordo esattamente quali perché uno dovrebbe testarli uno per uno, comunque alcuni alberi, una volta che sono bruciati, droppano un oggetto tipo salute o mana o munizioni, o dipende, insomma. In questo caso non mi ha droppato niente, però ho recuperato la chiave bianca e adesso si apre il cancello. Questa doveva essere tipo una zona di trasporto perché ci sono i binari e da qualche parte c'è un carretto con dei sassi dentro. Poi tutto ha una logica comunque, nel senso il sistema di trasporto, quei sassi. Ci sarà tutta una spiegazione dietro. Basta proseguire nel gioco e fare particolarmente attenzione ai filmati. Sì, qua, ecco, il primo nemico non è molto forte, però. Cioè, il primo anche è anche abbastanza facile farlo fuori. Dove sei? Eccolo là. Perché loro non stanno semplicemente fermi, si abbassano e anche abbassandoli. Ok, è morto. E quando si abbassano, schivano i tuoi colpi. Quindi sì, sarà anche intelligenza artificiale da Play 1, però. Non sono idioti, diciamo, quei mostri lì. No! Bello tasto. Ok, mi ha droppato la mana. Le mine, io guarda, non ci faccio niente proprio. Non mi ha droppato nient'altro, no? Ok. Allora, ridammi le mie granate, che queste sono oro colato. E qua recupereremo. Sì, questa è la zona giusta. Sì, qui recupereremo il nostro primo incantesimo. Che sta su questa piattaforma. Che però adesso non lo prendo subito perché.
C'è la doppia Nemesi da questa parte. Guarda, Bellini. In due. Maledetti. No, no, no. Giusto. Il frizzino frizzello. Vieni qua. Munizioni verde che però sono rarissime. Porca miseria. Vieni. Madonna. No, ah, è giusto la torretta. Via. Quella fa male. Porco Giuda. No. Ok. Avete visto perché io devo, non è che potrei anche non odiarli i pipistrellacci. Io devo odiarli, è proprio il mio compito da videogiocatore odiare quei pipistrelli che ti spingono oltre il bordo della mappa e ti fanno cadere di sotto. Vanno odiati. Ora faccio una campagna per raccogliere i voti sulla abolizione dei pipistrelli in ODT. E la prima vita è andata. Ok, la torretta è morta. Qui c'è una bottiglia di gas, una munizione e la chiave blu su quella scatola lì. Piano piano, lento. Ok, track. Comunque, ragazzi, io vi metto in guardia di una cosa. Ho il joystick. Quello apposta per essere, diciamo, universale per giocare ai giochi su PC. Il problema, però, è che essendo un joystick di quelli non ufficiali, tipo Sony o Microsoft, eccetera, sono di quelli che quando tu premi in una direzione potrebbe anche involontariamente camminarti in orizzontale, in obliquo, volevo dire. Tipo premi destra e ti va dritto, premi dritto e ti va a destra, una roba del genere. Quindi potrei involontariamente morire perché vai in una direzione opposta a quella in cui volevo andare io. Allora, qua sopra non mi sembra che c'era nient'altro a parte il pipistrello che mi ha fatto fuori. Vorrei vendicarmi, ma me meglio di no. Però lassù c'è un power up della pistola. Qui devo fare particolarmente attenzione, esatto. Supera con un salto la lastra di pietra, altrimenti qui è un instant, eh. Ok. Voilà, ozio. Bene, morto. Oh, rompiti, ecco. Power up. Il power up, ovviamente. Oh, io ho un bel po' di esperienza da settare, ok. Ok, adesso ho alzato il livello necessario per poter usare il power up e mi potenzia ovviamente il fuoco dell'arma. Incantesimo di terra. Vedete il limite? Non ci arrivo ancora. Praticamente adesso la pistola, oltre a farmi più male, andando avanti con i power up, si formano anche delle piccole palline di energia che sono intorno a quella grossa principale, sono a ricerca e vanno addosso al bersaglio. Può diventare un'arma effettivamente devastante. Ma non c'è niente. Ok, possiamo proseguire. Ho recuperato la chiave blu, quindi devo tornare dove prima avevo detto che sarei arrivato all'uscita. Esattamente qui. Qui c'è questo marchingegno molto steampunk. Qui c'è da tirare questa leva per andare al livello inferiore. Praticamente noi dal tetto di questa torre dobbiamo scendere
E qui scordatevi il muro invisibile, eh? Qui caschi di sotto che è una bellezza. Anche sugli ascensori, te magari dici, vabbè, vado un po' troppo oltre, si fermerà l'omino, no? Sono sull'ascensore per andare avanti nel livello. No, non c'è. Molto realistico sotto questo aspetto. Comunque la mira è semi-automatica, nel senso che se hai un nemico davanti, il personaggio aggiusta da solo la mira. Oh, qui c'è un punto di salvataggio, bene. Qui c'è una torretta del cavolo. E una bottiglia di gas. È un karma, eccolo là. Si chiamano karma quei mostri lì, tra l'altro. Avete visto, maledetto? I nemici sanno quali sono i barili che esplodono. Gli sparano quando voi vi avvicinate. Per questo dico, sarà anche un gioco della Play 1, ma i mostri non sono stupidi. Tranne quello che rimane lì. Così a farsi ammazzare. Dunque. Ah, ok, c'erano munizioni. Mi ricordavo bene allora. Questo esplode? No. Io direi di aspettare un attimo a salvare. Salviamo dopo, prima di salutarci, perché questa parte del livello è abbastanza lunghina. Quindi prima di salutarci, io torno qui, salvo e poi vedremo. Allora. Sempre. Ma non mi fa sprecare le granate per nulla, Madonna. Che poi rimbalza. Tutto per prendere un po' di salute. Ovvero c'è il camperino che sta lì. Due ce ne sono. Via. Ok. Questo l'aveva calcolata male. Ok. Questi due li ho fatti fuori facilmente, perché anche i colpi degli avversari ti spingono lì indietro. Siccome adesso devo fare un'operazione delicata, ovvero arrampicarmi qui e poi scendere piano piano per prendere l'oggetto. Guarda uno cosa deve fare, eh! Rischiare l'osso del collo per un oggetto. Allora. Ah sì, ok, qui ci stava la torretta che ho distrutto prima. Che mi ha droppato mana. Al momento non ho ancora avuto bisogno di curarmi. O mi sono curato una volta, ho perso il conto. Era 13, 13, no, ok. Siamo sempre pari. Dunque, procediamo da quella parte o da questa? Di qua che c'era? Di qua c'è una discesina. Non mi sembra troppo profondo. Sì. Ok. Stiamo comunque entrando nel vivo della situazione, ragazzi. Questa bellissima faccia insanguinata che sorride, questo ghigno. Allora, siamo. Sì. Qui recuperiamo il nostro secondo incantesimo. E giochiamo anche a fare un po' di basketball. Il bello è che, poi tra l'altro, se vedono la granata, loro si spostano. Tirala lontano. Non sempre riescono a scappare, soprattutto se ci sono degli ostacoli, però. Però a volte le granate te le fanno sprecare perché si spostano. Gas raccolto. Un'altra bottiglia di gas, vai, ci stiamo avvicinando a piccoli passettini.
al nostro obiettivo. Dunque qui c'era quello verde, no. Un po' di salute, no, ok. Ah, eccolo là. No, non sparare, casaccio. Ok. No, qui non dava niente. No, ok. Questi sono tipo dei container d'acqua, credo. Porta che si apre da sola. Qua dentro ce ne stava uno, sì. Vai. E mi apre. Ah sì, il cancello per andare dall'altra parte, che di là, se non mi sbaglio, c'è quello che lancia le granate e che si può far fuori facilmente usando un piccolo trucchettino, che in realtà non è un trucco, nel senso metti in pausa e premi i tasti. Minchia. Intendevo dire escamotage. Allora, vediamo come funziona l'incantesimo. Io tengo premuto L1 e poi premo il triangolo per la cura. Non ha curato granché perché siamo a incantesimo di livello 1, quindi un altro po' di mana. Mana sono pieno, anche la mana però viene consumata come il pane. Ok. Allora, l'altro incantesimo stava qui. Energia raccolta. No. Ah, ecco di qua, sì, avevo sbagliato lato. Acqua, sì. No. Ho sentito un verso. Vampiro. Ah, sì, il vampiro. Oh no, 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 Allora, prima di tutto, sono scappato da lì perché se si rompono quelle scatole che io devo montarci sopra per aggiungere una chiave per entrare in una stanza segreta. Siccome lì ci sta uno di quei mostri, poi dall'altra parte ci sta una torretta, se mi rompono le scatole, quelle scatole, io sono fregato. Devo trovare la maniera di rompere prima la torretta. Eccola qui. Meno male. E poi di uccidere il karma. Meno male. Oh, guarda che... cioè... stralci di vita vissuta. Oppure frustrazioni da videogiocatore. Che ci sono passato tante volte. Ricordo. Ricordo le. Quante ne ho dette perché mi hanno rotto le scatole e non potevo andare di sopra a recuperare la chiave. No, no, no. Allora. Ah, ok, mi sì. Quella di sopra la posso rompere. Ah, non era una chiave, era lo psiche. Come l'ho detto, scusate. È comunque un oggetto. No, è comunque un oggetto necessario. Vai. Porca puttana. Oh. Ah no. Se non sbaglio, qui ci vuole la chiave gialla. Esatto. E se non ricordo male, da questo lato c'era una munizione verde. Esatto. Stralci di vita vissuta da videogiocatore. Però non ricordo se di qua c'era qualcosa. No, sembrerebbe di no. Ok, possiamo proseguire. La munizione verde è tipo un frizzino frizzello che serve più che altro per le macchine. Ok,
Completiamo questa parte qua che è abbastanza contenuta come zona, quindi non è molto grande, e poi andiamo a salvare. E niente, interrompiamo qua l'episodio. Lo vedete? Cioè, ti rendi conto di dove vanno a mettere le robe questi? Quello non me lo ricordavo, per esempio. Intanto salutiamo Dario di Our Sci-Fi che mi ha appena risposto a un commento youtubesco. No, 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 bestioso! Vieni, vieni, ecco, ti frizzo. Te lo stavo per dire cosa ti frizzo. Dopo mi censurano il video. No, sono in due. No. E mori. Porca miseria. Quando sono in singoli è una cosa, quando sono in di più sono di un fastidio. Comunque, era solo per perdere tempo sta zona. Non può vedere. Però insomma mi ha dato un bel po' di esperienza. Dunque, tiriamo su. Wow, cioè la bevuta. Proprio. Non mi basta la morale per attivare l'altro incantesimo. No, siamo ancora lontanini. Va bene. Dunque, in uno di questi. In uno di questi c'era una bottiglia di gas, mi pare. No? Eccola lì. E qua c'è il tizio che lancia le granate. Quindi dicevo, l'escamotage è questo. Qui anche se lancia le granate ti superano e non ti fanno niente. Quindi io così miro in soggettiva e lo faccio fuori così. E mi caca la chiave gialla. E qui c'è l'altro il power up per la pistola. Piano piano. Ok. Dov'è? Up. Ah, non posso ancora utilizzarlo perché non ho raggiunto il limite. Va bene, intanto lo teniamo in caldo qua. La torretta, sì. Il karma, madonna. Sembra un maiale sgozzato quando la uccidi. E qui ricopriamo il nostro terzo incantesimo che è sbarrato e devo fare attenzione perché devo scendere delle scale e se dovessi accidentalmente cadere ci sono degli spuntoni in cui mi infilzo, che è una bellezza, proprio come uno spiedino. No, ancora! No, bestia! Però non sei molto intelligente. Senti. Munizione blu. Qua c'era qualcosa, sì. C'era un'altra munizione. Questi non li faccio esplodere perché tanto da quel che mi ricordo non contengono nulla. Quindi spreco soltanto munizioni. Di questi invece non ne sono sicuro. No, ok, niente. Se non sono sicuro di qualcosa vuol dire che E che effettivamente non c'era nulla dentro. Se no, avrei un. Oh, monta. Dicevo, se no, avrei un piccolo barlume di ricordo. Piano piano, ok. Mettiamo la leva. E adesso gli spuntoni del cancello sono abbassati e posso recuperare l'altro incantesimo. Poi c'è da vedere se sono di livello sufficientemente alto per poterlo utilizzare. Incantesimo aria raccolto. Vediamo un po' che cos'era. Sì, ok. Ho imparato un incantesimo. Fammi vedere il menu. Fulmine, tornado. Tornado non mi torna particolarmente perché è lento per andare addosso agli avversari. Se quelli si spostano, il tornado prima che lo riesca a colpire. Tanto controlliamo bene. No, ok, non c'è altro. Bene, ho recuperato la chiave gialla, però adesso possiamo andare a salvare prima di proseguire.
Oh, buono ragazzi, siamo già entrati nel vivo del gioco, ma quello che abbiamo visto adesso ancora non è niente rispetto a quello che effettivamente ci riserva il futuro, anche perché no, dobbiamo ancora arrivare al boss. E niente, ah, giusto, facciamo un attimo un piccolo riepilogo. Dunque, abbiamo recuperato 7 bottiglie di gas e un pezzo del contenitore e 2 pezzi dello psichei. Sì. E diversi incantesimi di cui uno non lo posso ancora utilizzare perché ho il morale ancora basso. Ho recuperato la chiave gialla per aprire la porta dall'altra parte. E dall'altra parte che sarebbe laggiù, poi vi farò vedere dove hanno messo degli extra. C'è una statua, io lo chiamo il Buddha, che ti dà un bonus, che può essere un bonus per l'arma, corazza o morale. E poi c'è una vita dietro questo Buddha, però per arrivarci io vi farei vedere la malattia. Comunque se siete curiosi scrivetemi un commento, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video e noi ci becchiamo al prossimo episodio di ODT. E soprattutto andremo a vedere che diavolo di fine ha fatto il nostro capitano Lamata, dato che è stato sequestrato.